E ora dovrei farne un'altra. Io lo faccio. Sei pulito. Puoi entrare e uscire dall'Hollow quanto ti pare e piace. Cazzo. Ok. Ho sentito che se vinci puoi incontrare Tommy. È vero? Mi piace valutare i campioni per capire se sono materiale valido o solo dei fuochi di paglia. Dove succede? Di solito nel suo ufficio. Uno dei suoi uomini verrà nello spogliatoio dopo l'incontro e ti porterà da Tommy. Tutto a posto. I lottatori non entrano da davanti. Passiamo dalla porta laterale. Non voglio criticare la tua guida, ma sta attento! Aspetta, alci. Chi cazzo è questo? Lui. È Sir Ramanico Johnson. Che ci fa qui? Che cazzo significa che ci fa qui? È qui per combattere, no? Devo perquisirlo. Niente armi qua dentro. Fai quello che devi fare, ma occhio a dove metti le mani, stronzo. Risparmiati per il ring, coglione. Vai pure. Lo spogliatoio è là in fondo. Almeno spariamo a qualche uccello, state cazzo. Indietro, ragazzi. A questo serve un medico. Buttalo in un vicolo. La natura farà il resto. Va bene, avanti. Come butta, Neville? Come butta, alzi. Tutto a posto. Vado a finire i preparativi. Registro il tuo nome e altre stronzate. Tu intanto va dentro a cambiarti. Chi ti sei portato dietro stasera, alzi? Uno nuovo. Il nuovo sembra tosto, ma i miei soldi vanno sul picchiatore. Dimmi un po' una cosa, alzi. Che vuoi? A voi negri piace così tanto rompervi il culo a vicenda? Che succede se ci beccano? Proprio quello che pensi. Per poter ritornare a casa ne vale la pena. A qualunque costo. Dobbiamo andare. Ci siamo. Nervoso? Dovrei? Direi che dipende da come va a finire. Esci da quelle porte. L'annunciatore dice il tuo nome e tu te ne vai dritto dritto al tuo angoletto. E tu dove vai? Ah, ci vediamo là. Adesso sei tu la star. Mettere in mostra i campioni negri fa parte dello show. Di qua. E la lotta continua, gente! Il prossimo a sfidare Nick Bum 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 è alto più di 1,80 m e pesa quasi 100 kg. Vi presento Sir Ramanico Johnson! Botte tra negri! Che cazzo era quello? Ho detto pesta quel figlio di puttana! Fatemi sentire! Fatemi sentire! Il prossimo sfidante viene da Barclay Mills! Un applauso per Bobby Ledoux, l'autore del ring! Bum Bum era una schiappa in confronto. Continua a muoverti e non farti chiudere all'angolo. Lontano dall'angolo. Ricevuto. Avanti, sotto! Sembra di guardare due ballerine. Dai, cazzo! Sì.
piace, vero? È il momento di far salire sul ring la bestia del Bayou, la furia di River Roll, il campione Scavatomme Bone! Sai perché lo chiamano Scavatomme? Che seppellisce gli stronzi? Beh, sì. Come lo tiro giù? La colpisci più forte che può. Spezzalo in due! Ammazzalo! Spezzalo in due! Va bene, ragazzo, andiamo. E adesso? Adesso torni nello spogliatoio a prenderti le vincite. E tu dove vai? Io? Ho del lavoro da sbrigare. Scommetto che dopo devo tutti ammetterlo. I cazzotti che gli hai dato... Voi negri vi battete bene. Cazzo. Devi pensare che io sia un completo idiota per entrare in quel modo. Non mi sono mai tirato indietro davanti a un rischio calcolato. Forse avresti dovuto. Ci ho messo dell'olio vegetale. Rende la benzina densa, appiccicosa. Ora facciamo in modo che penetri per bene. Così che possa impregnare questa tua testa di cazzo. E poi, quando l'accenderò, quella merda brucerà come il napalm. E tu stai per entrare in una valle di lacrime. Affanculo. Pronto a morire? Quando le fiamme ti bruceranno le gambe, sarai ancora sveglio. Mentre bruciano, farai una scoperta rivoltante. Prima di morire, sentirai il tuo uccello bruciare. Si piegherà e contorcerà me. Riempitelo di buchi! Furbo stronzetto! Vado a nascondermi! Cazzo! Non farlo! Possiamo parlarne! Gli unici con cui devo parlare sono quelli delle bombe funebri. Allora questo è quanto? Pare proprio di sì. Sal voleva che studiassi legge e lavorassi per una grossa compagnia. Che mi candidassi, magari. Fai qualcosa di decente nella tua vita, hai capito? Avresti dovuto ascoltarlo. Ce l'abbiamo nel sangue, sai? Sì. Sei quello che sei. Ormai è un po' tardi per pensarci, no? Vaffanculo! Non farmi bruciare! Ti prego! Niente paura. Lui e Sal arrivano subito. No, sei davvero fortunato. Oh, cazzo! Cazzo! No! Sì, prego, no! 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 No!
mazzo, stronzo. Dove credi di andare, stronzo? Sei finito! È la tua ora, figlio! Lo stronzo mi ha preso!